Seconda edizione di Ora TG, il telegiornale di Rai TV. Apriamo con la cronaca: truffa e danni dello Stato, falso in atto pubblico. Arrestati dalla polizia a Palermo un ex consigliere comunale e un cantante. Al centro dell'inchiesta l'organizzazione di eventi culturali, ed indagare la sezione anticorruzione della squadra mobile palermitana. A Palermo ai domiciliari l'ex consigliere comunale Giulio Cusumano ed il cantante Alessio Scarlata, con l'accusa di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Indagate per gli stessi reati altre 15 persone, tra cui rappresentanti legali e referenti di associazioni attive nel mondo teatrale e culturale palermitano, nonché i titolari delle licenze comunali ed alcuni medici del capoluogo. La misura cautelare è firmata dal GIP di Palermo ed è stata eseguita dalla polizia. L'indagine della squadra mobile palermitana, sezione anticorruzione coordinata dalla Procura della Repubblica, è partita dopo la denuncia di un funzionario del comune che avrebbe raccontato di avere subito pressioni ed intimidazioni da parte dei due per favorire associazioni culturali amiche che operano nel mondo teatrale palermitano. L'attività investigativa avrebbe riguardato diverse procedure amministrative finalizzate all'assegnazione di finanziamenti pubblici per la realizzazione di eventi culturali, teatrali e sociali che si sono svolti nel capoluogo siciliano. Le indagini hanno evidenziato in particolare che nell'ambito della manifestazione Palermo Città della Cultura 2018, i due complici, gestori di fatto di alcune associazioni culturali, organizzatori occulti di progetti al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento da parte della Fondazione Sant'Elia, avrebbero presentato una rendicontazione contabile contenente una falsa documentazione fiscale, con costi in realtà inesistenti o palesemente gonfiati per l'allestimento di iniziative culturali, utilizzando invece le somme ricevute a titolo di finanziamento per saldare debiti personali o ancora per regalie a parenti o ad amici. Le stesse modalità sarebbero state utilizzate da entrambi anche nell'organizzazione di un altro progetto realizzato nella casa circondariale Pagliarelli, destinato ai detenuti e alle loro famiglie, predisponendo il rendiconto al Comune di Palermo per la liquidazione del finanziamento dell'iniziativa con falsi documenti attestanti costi mai sostenuti. Ma c'è di più: a carico di Giulio Cusumano sarebbero infatti emerse indebite ingerenze nelle procedure amministrative dello sportello unico attività produttive del Comune palermitano, aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative, tra cui la decadenza e la revoca nei confronti dei titolari delle licenze comunali dei servizi pubblici di piazza, quelli espletati cioè da cocchieri, tassisti e motocarrozzette, prodigandosi in loro favore. Per paralizzare l'adozione di tali provvedimenti, l'ex consigliere comunale avrebbe escogitato una vera e propria attività illecita consistente nell'esibizione al SUAP da parte dei titolari delle licenze di certificazioni mediche attestanti false patologie, al fine di garantirsi l'archiviazione dei procedimenti di revoca o decadenza da parte dell'ufficio pubblico. Beni mobili e immobili per un valore di oltre 1.700.000 euro sono riconducibili questi beni a due persone accusate di essere truffe ad anziani in tutta Italia. Sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Messina su disposizione della Corte d'Appello. Si tratta di due destinatari che sono appartenenti alla comunità nomea dei Caminanti. Gli indagati, secondo l'accusa, partivano proprio da Noto, diretti in tutta Italia, per poi scegliere con cura i loro obiettivi, ultimo dei quali a Messina. Le vittime venivano accusate di avere provocato un incidente stradale causando danni fisici e materiali, in particolare la rottura del vetro di un orologio di pregio. Minacciavano poi le vittime di chiamare i vigili urbani per denunciare una omissione di soccorso, paventando così il ritiro della patente della vittima e prospettandogli come soluzione il pagamento nell'immediato di una somma in denaro, in contanti, corrispondente al prezzo dell'orologio che sarebbe stato danneggiato. Ripetiamo, sono stati sequestrati beni mobili e immobili per 1.700.000 euro. Rimaniamo in cronaca, ci spostiamo sulla costa ionico etnea, perché a Giarre è stata fermata la banda dei catalizzatori. A incastrare i tre componenti, le riprese video di un colpo messo a segno in pieno giorno sulla strada statale 114 orientale Sicula, all'interno di un deposito di mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.
Fermata la banda del catalizzatore a Giarre, le immagini che inchiodano tre catanesi di 26, 37 e 47 anni, le vedete, ciascun componente con il proprio ruolo, i tre adesso sono gravemente indiziati di furto aggravato. Siamo nella frazione di San Leonardello e Giorno, sulla strada statale 114, davanti al deposito dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. C'è la vedetta che resta immobile, serve un palo. Intanto, come si vede in queste immagini, un altro scavalca la recinzione introducendosi all'interno dell'area. Intanto il terzo componente del gruppo specializzato attende in macchina. Tutto ripreso, guardate cosa accade in pochissimi secondi, appena l'uomo che aveva oltrepassato la ringhiera arriva davanti ad un piccolo porter che serve per conferire la differenziata, si abbassa, cerca il pezzo da asportare, fa il giro del mini compattatore raggiungendo la parte opposta del mezzo, in un attimo smonta il catalizzatore, lo lancia oltre la recinzione e poi scavalca nuovamente per raggiungere i suoi complici. Colpo messo a segno, pensano i tre. Intanto, grazie ad una segnalazione arrivata al 112, quei movimenti all'esterno dell'area hanno destato sospetti in alcuni passanti. I carabinieri sono riusciti ad intercettare l'auto con a bordo i tre. C'è stato pure un inseguimento conclusosi dopo che due gazzelle a tenaglia hanno impedito ai tre di sparire nel nulla. I militari hanno effettuato una perquisizione all'interno del veicolo, rinvenendo due seghetti a batterie e varie lame. Fondamentali i frame catturati dagli occhi elettronici di sicurezza che hanno permesso di interrompere questo circolo volto al recupero di metalli preziosi come platino, palladio e rodio, tra l'altro quotati insieme ai catalizzatori sul web, che rendono particolarmente remunerativa la rivendita a compiacenti ricettatori. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dei tre che hanno ammesso le loro responsabilità, disponendone la sottoposizione all'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di contrasto dell'arma ha consentito sino a questo momento di arrestare in flagranza di reato di furto 12 persone, deferirne in stato di libertà 4 e rinvenire nel corso di un'operazione antidroga effettuata nel quartiere di Librino 18 catalizzatori provento di furto, in relazione ai quali sono in corso le attività di accertamento tese a identificare legittimi proprietari. Circa mezzo quintale di prodotti ittici non tracciabili, tra cui alici, gamberi sgusciati, sarde sfilettate, pesce spada e cernia, è stato sequestrato dai militari della Guardia Costiera in una pescheria di riposto, insieme con circa 6 kg di polpa di ricci di mare conservata in 88 bicchieri. Il pescato è stato distrutto perché ritenuto non idoneo al consumo umano. Il titolare è stato multato di 1.500 euro. Durante un'altra operazione a riposto, i militari hanno recuperato 122 ricci di mare, 44 occhi di bue, sequestrando l'attrezzatura del sub che li aveva pescati e che è stato multato anche con la somma di 1.000 euro. Ricci e occhi di bue ancora vivi e vitali dopo una visita sanitaria dell'ASP sono stati rigettati in mare. Una targa commemorativa, a proposito di mare, verrà collocata a 40 metri di profondità nel tratto di mare compreso tra Santa Maria la Scala e Capomulini, nel luogo in cui si trova il relitto di un piroscafo giapponese affondato nel 1917. Si tratta della prima iniziativa di mappatura delle imbarcazioni militari affondate nelle coste siciliane tra la prima e la seconda guerra mondiale. Per anni si era creduto si trattasse del Terni, nave mercantile adibita al trasporto di materiali e viveri nei trasferimenti tra Napoli e la Sicilia orientale, affondata durante il secondo conflitto mondiale nel tratto di mare tra Santa Maria la Scala e Capomulini, uno dei tanti relitti militari presenti nei fondali della costa ionica tra Ceriale e Catania. In realtà si tratta del Takio San Maru, piroscafo giapponese colato a picco per un sinistro marittimo con una nave francese avvenuto il 14 dicembre del 1917 durante la prima guerra mondiale. Il Terni è stato individuato a 700 metri di profondità di fronte al faro Biscari dal capoluogo etneo. Una ricostruzione che restituisce verità storica alla vicenda e che adesso la Capitaneria di Porto ha voluto ricordare e certificare con una targa celebrativa che verrà collocata a 40 metri di profondità nel luogo in cui si trova il relitto, restituendo l'identità perduta a questa nave militare, tanto che lo stesso governo giapponese, che ha collaborato nella ricostruzione degli eventi, si è ufficialmente complimentato per l'iniziativa intrapresa dalla Regione Sicilia e dalla Capitaneria di Porto, prezioso il contributo della Guardia Costiera e dell'Ufficio Marittimo di Acireale, retto dal luogotenente Gaetano Guglielmino, e c'è un interessante progetto di testimonianza culturale subacquea e di nuove prospettive di ricerca attraverso un'attenta e fedele mappatura dei tanti relitti sparsi nei nostri fondali, di cui in parte si era persa memoria, restituita grazie al programma di valorizzazione promosso dai beni culturali subacquei della Regione Siciliana
con la supervisione della Soprintendenza del Mare e la collaborazione di Mario Gangi di Futuro Mare, il tecnico che ha girato le riprese in profondità, e con il drone dell'evento celebrativo e il supporto logistico di Mauro Galeano. Grazie al lavoro molto particolareggiato del capitano di concorso Andrea Di Mauro, siamo riusciti a stabilire che il relitto che prima si pensava appartenesse al rimorchiatore Terni, altresì non era che il piroscafo Taikosomaru di nazionalità giapponese, ma affittato dal governo italiano all'epoca per problemi logistici. Attualmente ora sappiamo che di fronte alla timpa tra Santa Maria La Scala e Capomulini, il relitto che tantissimi sub andavano a visitare è quello del piroscafo Taikosomaru, che è affondato il 14 dicembre del 1917 a causa di una collisione con una nave francese. Attualmente possiamo dare giusta allocazione sia storico che geografica a un relitto di rilievo storico particolare, per cui anche il governo giapponese ha ringraziato le autorità italiane per aver fatto luce su questo mistero. Veniamo adesso al Covid. Secondo il bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state riscontrate 1204 nuove infezioni da Covid su 9124 tamponi processati. 6 purtroppo i morti. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 850, 2 persone dunque in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono 46 pazienti, lo stesso numero di ieri. A livello regionale oggi la provincia palermitana, quella che fa registrare il maggior numero di nuovi contagi, 334, poi Messina con 283, quindi Catania con 264, dati rilevati in realtà al 1° di maggio, dunque anche comunque sensibilmente inferiori per via della giornata festiva. Una notizia di cronaca per proseguire con il giornale: di 3 feriti, di cui 2 gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina sulla 385, la strada statale che collega Catania con Caltagirone. L'impatto frontale è avvenuto tra una Porsche guidata da uno Scordiense e una Fiat Panda con a bordo 2 sorelle di Scordia. Ad avere la peggio è stata la Panda, che, alla cui guida c'era una 22enne che è rimasta incastrata tra le lamiere, rendendo così necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata poi nel soccorso al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivata intubata in codice rosso. La sorella della giovane invece è stata trasportata all'ospedale San Marco di Catania per trauma cranico. Le modalità dell'incidente sono in corso di valutazione da parte della compagnia dei carabinieri di Avola. Non solo il parcheggio scambiatore, ma anche la rivoluzione del sistema viario tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio. Siamo a Catania, partono i lavori di rimodulazione dell'area comunale, 312 nuovi posti auto, 12 bus extraurbani. L'obiettivo è quello di far entrare sempre meno auto nel centro storico di Catania. 312 posti auto, 12 posti per i bus urbani, il parcheggio scambiatore e ancor più la nuova viabilità all'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio. A Catania oggi è stato dato il via ai lavori di realizzazione appunto del parcheggio scambiatore, finanziato con fondi regionali per un importo di 5.164.000 euro e i cui lavori termineranno ad ottobre del prossimo anno. Il tutto con annessa area verde e un progetto innovativo che prevede la protezione di parte del parcheggio con una sorta di vela che negli anni ha tanto fatto parlare. Lavori anche per la realizzazione di una rotatoria tra il viale e la via Vincenzo Giuffrida, che eliminerà il semaforo a 3 cicli e si spera anche le squadre di lavavetri, modificando sostanzialmente la mobilità nell'area. Un secondo intervento di completamento e comunque a servizio del parcheggio scambiatore è previsto in piazza Abramo Lincoln e in via Imperia, con la costruzione di 2 torne indietro viari. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con l'obiettivo di intercettare il traffico veicolare privato, perché il parcheggio, situato in corrispondenza dei principali assi di accesso urbano, offrirà ai cittadini la possibilità di lasciare il mezzo privato a favore di quello pubblico busso metro, con la fermata della metro Giuffrida distante appena 200 metri, così come venne spiegato durante la presentazione del progetto dalla Giunta Pogliese. Ridurre il traffico in città, perché dovrebbe costituire un po'
l'angolo in cui le macchine arrivano, poi prendono le varie o navette o BRT che passa da Viale Veneto, e costituisce sicuramente una delle cose che l'amministrazione con l'attuale sindaco sospeso Pogliese fece all'inizio del suo insediamento, quello di migliorare certamente la mobilità sostenibile in questa città. Questa è una delle cose che iniziamo a fare, ce ne saranno diverse altre nel prossimo futuro, lo saprete, noi inaugureremo altre cose da qui a breve. Questo è l'inizio di un percorso che vede non soltanto le auto qui parcheggiare per apprendersi altri mezzi ed entrare in città, ovviamente compatibili con una buona mobilità. Ci sarà anche lo spazio per i bus extraurbani che qui si fermeranno, non accederanno in città, e quindi questo per migliorare ulteriormente la viabilità in tutta la città, ma ci sarà un grosso polmone a verde che attraverserà tutta via Sanzio dall'inizio alla fine, che insieme a Parco Falcone costituisce la zona dei due parchi, così questo lo chiamerò Parco Sanzio, perché questo diventi anche un modo per poter vivere questa parte di città. L'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ricorda come il governo Musumeci abbia impegnato nel complesso oltre 7 milioni di euro all'interno del più ampio piano parcheggi per le città metropolitane di Sicilia, per un totale di 100 milioni di euro. Una riqualificazione di zona verde, una rigenerazione urbana, ma vicino a queste cose ci sono tutti gli investimenti che stiamo facendo con la FCE, con la metropolitana, con tutti gli investimenti che si stanno mettendo in campo con l'acquisto di nuovi invece mezzi anche per la MT, ma anche, perché no, per Trenitalia. Abbiamo presentato qualche giorno fa l'acquisto di nuovi treni. Allora, qua a Catania stiamo lavorando per il biglietto unico, cioè significa una intermodabilità tra appunto l'autobus, quindi AMT, FCE e Trenitalia. Gestivano il fiorente mercato della prostituzione a Catania e provincia, ma sono stati scoperti dalla polizia nell'ambito dell'operazione Sex Indoor. Sono scattate 3 misure cautelari. Il trio è accusato del reato di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio di case di prostituzione, nonché sfruttamento di diverse ragazze. Al centro della vicenda una donna di 31 anni, la figura apicale. L'organizzazione era da lei diretta, secondo la polizia, ed era caratterizzata da gerarchie interne e attribuzione di ruoli ben definiti, dal controllo della prostituzione quindi alla gestione delle 3 case, di cui 2 a Catania e una a Mister Bianco. Altre figure avrebbero svolto ruoli di addetto al centralino e alle prenotazioni dei clienti, che attraverso siti dedicati telefonavano per fissare le prestazioni sessuali con tariffe a partire da 50 euro a seconda della tipologia di servizio. Una classe del Boggiolera di Catania a lezione in Piazza Dante in protesta contro la mancata ristrutturazione della scuola, dove nel novembre scorso si registrò il crollo di parte del tetto. Parafrasando, potremmo dire: la lezione è finita, oltre che tornare in pace, è tornata a scuola portando dietro le sedie a rotelle. Da oggi, in segno di protesta per la mancata ristrutturazione dell'edificio che il 10 novembre del 2021 subì il parziale crollo del tetto, una classe del liceo Boggiolera di Catania ha fatto lezione in Piazza Dante e ogni lunedì tornerà nello stesso luogo, proprio all'ingresso dell'università, un modo per sensibilizzare le istituzioni cittadine e soprattutto la città metropolitana di Catania perché intervenga in tempi celeri, assicurando dignità agli studenti, al personale docente, al personale non docente di uno dei licei più prestigiosi di Catania, le cui condizioni dell'edificio però lasciano alquanto a desiderare. E così, tra formule matematiche, poesie, in Piazza Dante è stata allestita un'aula al riparo dalla luce del sole, ma non dagli sguardi attoniti dei passanti. Le lezioni all'aperto sono sempre belle. Con la mascherina un po' meno, io per esempio anche all'aperto la porto, purtroppo il Covid ancora non è finito e bisogna fare i conti ancora con questo virus che non ci vuole abbandonare purtroppo. E sì, le lezioni all'aperto sono belle, però per la mia materia, io insegno informatico, ho bisogno di un laboratorio, quindi come può ben vedere sì, è stata una lezione che sicuramente
avrà qualcosa di proficuo, ma molto meglio sarebbe stato in un laboratorio. Le lezioni di informatica dunque all'aperto, sì, ma fino ad un certo punto. Dopo 172 giorni dal crollo del tetto dell'istituto, la scuola soffre ancora per la carenza di locali. Sono stati infatti utilizzati tutti gli spazi possibili, laboratorio, aula magna, biblioteca, presidenza, ma ancora 5 classi sono costrette a turno a fare lezioni in DAD, un diritto allo studio che, dicono gli studenti, ma anche il corpo docente, è stato calpestato dall'istituzione. Per questo motivo è stato deciso di fare lezioni in piazza. Noi in particolare abbiamo bisogno di una scuola che sia innanzitutto sicura e che permetta a tutti gli alunni di avere lo stesso servizio, perché andando in DAD ovviamente non è una scuola ideale, perché la DAD non è scuola. La DAD è un sostituto che purtroppo ci siamo dovuti abbiamo dovuto adeguarci a questa soluzione che per me non è scuola. Dal Signore degli Anelli di Tolkien al Signore degli Anelli di Fumo, cioè l'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Guardate le immagini che sono state girate e diffuse dal gruppo guide alpine Etna Sud dalla bocca nuova dell'Etna. È stato registrato infatti un fenomeno straordinario, quello di un anello di vapore perfettamente disegnato appunto dal vulcano. Il video lo ricordiamo, come abbiamo già detto, è stato girato dal gruppo guide alpine Etna Sud, particolarmente attento da sempre verso quelli che sono i fenomeni belli, in questo caso del nostro vulcano, che certamente emozionano tutti, compreso chi il vulcano lo conosce davvero bene. Andiamo adesso a Valverde, nel Catanese. I fondi derivati dal PNRR potrebbero favorire numerose iniziative volte al bene della collettività e al rilancio del territorio. I fondi derivati dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, offrono la possibilità ai vari territori di un rilancio attraverso la realizzazione di opere utili per la collettività e la promozione. Ne è convinto anche il sindaco di Valverde, Angelo Spina, speranzoso che questa misura possa rappresentare un autentico volano per il rilancio del comune da lui attualmente amministrato. Beh, presumo che il PNR porterà benefici a tutta l'Italia, in modo particolare noi nella provincia di Catania, assieme alla città metropolitana, abbiamo già fatto un progetto pari a 186 milioni di euro che è andato in porto, abbiamo avuto già il decreto da qualche giorno, e per quanto riguarda tutti i comuni che fanno parte della provincia, ad eccezione del Calatino, abbiamo circa 86 milioni di euro. Con questo sicuramente cercheremo di attivare delle procedure per ridurre questa base di anidride carbonica che in questo momento affligge tutto il territorio. Quali sono le necessità più impellenti di Valverde? Beh, le necessità più impellenti erano e sono state già nei 3 anni precedenti, quando ho iniziato la mia amministrazione, era la mitigazione delle acque. Avete già saputo che qualche anno fa abbiamo avuto qualche crollo per queste infiltrazioni, queste faglie e questi movimenti di terra che abbiamo tramite queste acque piovane che sono molto profonde. Quindi stiamo cercando di trovare dei finanziamenti e li abbiamo già avuti in parte, e raggiungeremo circa 4 milioni di euro per cercare di cambiare tutto il territorio per la raccolta delle acque e la mitigazione delle acque stesse. Spesso Valverde viene definito un comune dormitorio, se mi passa il termine, no? Invece è un territorio molto ricco anche di risorse per una comunità in espansione. Beh, ormai sono quasi tutti i comuni della provincia che sono dedicati come comuni dormitorio, però sicuramente noi abbiamo il terzo settore, che è il settore dei servizi, che è molto influente e che sta cercando di dare il proprio contributo. Certo, proveniamo da 2 anni di Covid e quindi di particolari problematiche, e quindi così come Valverde, come tutte le altre città o tutte le attività commerciali, si sono trovati in grande difficoltà economica. Quali sono le cose che possono alimentare anche uno sviluppo maggiore del territorio, a partire anche per esempio da quello che sono le risorse insite nel comparto turistico? Le risorse insite nel comparto turistico le stiamo trovando, stiamo cercando anche tramite il PNR di attivare altre risorse che ci danno la possibilità di poter incentivare sia le attività produttive e sia le attività commerciali che in questo momento soffrono, e in modo particolare anche con i servizi della raccolta urbano, cioè della spazzatura, troveremo anche delle risorse per fare in modo di far risparmiare sia i commercianti che i nuovi abitanti.
Da Valverde ad Aci Catena rimaniamo nel catanese, già scattato il via della campagna elettorale, il sindaco uscente Nello Oliveri si ricandida, ha inaugurato il comitato, vediamo. Inaugurato il comitato elettorale di Nello Oliveri, il sindaco uscente si ricandida per un secondo mandato supportato da 5 liste. Il taglio del nastro sabato pomeriggio nella sede di Piano Umberto alla presenza dei rappresentanti della coalizione, dei candidati al Consiglio Comunale, ma anche sostenitori e simpatizzanti. Oliveri nel suo intervento ha sottolineato il lavoro svolto in questi 5 anni di amministrazione, nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni determinate dalla crisi pandemica che ha ridotto i piani di intervento dei pubblici amministratori che hanno operato in condizioni di difficoltà diffuse di ridotte capacità di azione. Malgrado ciò, ha tenuto a sottolineare Oliveri nel corso del suo accorato discorso inaugurale, Aci Catena ha superato l'urto dell'emergenza sanitaria, ma soprattutto ha saputo gestire le esigue finanze comunali, disastroso lascito del passato politico-amministrativo, ribadendo di aver operato per incamerare fondi nazionali, regionali e comunitari per progetti importanti. Dopo la semina viene il tempo della raccolta, ripete Oliveri ai suoi sostenitori, e annuncia un porta a porta per un confronto diretto con l'elettorato, un tour de force tra centro e periferie per ascoltare e pianificare insieme ai cittadini il futuro della comunità, fuori dagli schemi che hanno caratterizzato la politica locale nella gestione del territorio negli ultimi 20 anni, con risultati non proprio lusinghieri. È naturale che dopo 5 anni di amministrazione nella qualità di sindaco uscente io rappresento alla cittadinanza la mia candidatura e saranno gli elettori a giudicare se Oliveri ha lavorato bene o ha lavorato male, tenendo conto però di quella che è la situazione attuale, non solo di quello che ho trovato, ma di quello che è successo dopo, non considerando anche i 2 anni di pandemia sopravvenuti. Ma voglio dire, io presenterò alla città il mio nuovo programma elettorale, la mia coalizione, i ragazzi candidati che mi sostengono, affronterò come ho sempre fatto quartiere per quartiere di tutto il territorio, affronterò i problemi e le persone, sia quelli che hanno qualcosa di piacevole da dirmi, sia quelli che hanno qualcosa di spiacevole da dirmi. I problemi vanno affrontati e non vanno evitati, poi ci si può trovare o meno, ma è giusto che la gente sappia, conosca la verità e che poi liberamente giudichi. Non sono mancate le stoccate verso gli ex alleati, migrati altrove o candidati alla carica di primo cittadino, decisione che ha lacerato la componente di destra, malgrado gli appelli di convergenza e unità caduti nel vuoto. Alcune delle personalità che si sono candidate sono state con me 5 anni, abbiamo governato insieme 5 anni fino a un mese fa, se abbiamo operato bene l'abbiamo fatto insieme, se abbiamo operato male l'abbiamo fatto ugualmente insieme. Oggi andarsi un attimino a staccare solo per evitare che io possa tornare a vincere e farsi la cosa in solitaria, beh, io credo e spero che la gente capisca e sappia come regolarsi. Avviato il monitoraggio di 900 pazienti siciliani affetti da asma e broncopneumopatia attraverso una formazione specifica di 100 farmacisti di comunità. Una iniziativa formativa specifica per i farmacisti, intesi come terminali sul territorio, per monitorare 900 pazienti siciliani affetti da asma e da broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Se ne è parlato stamattina nell'aula magna del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università Catanese, affrontando la tematica di uno studio clinico italiano che all'indomani della pandemia del Covid coinvolge 100 farmacisti di comunità. Ma è un lavoro che portiamo avanti da molti anni, una collaborazione tra l'assessorato alla sanità, l'ordine dei farmacisti, farmindustria, stiamo mettendo insieme tutte le condizioni per creare un sistema nuovo di farmacia che vada sempre più vicino agli interessi dei cittadini. È qualcosa che abbiamo visto anche durante la pandemia, se pensiamo al ruolo straordinario che le farmacie hanno assunto dalla gestione dei tamponi ai test sierologici, sta cambiando il sistema sanitario, cambia anche la presenza delle farmacie su tutto il territorio. Tutto questo collegato proprio al periodo di pandemia o post-pandemia? Ma ovviamente sì, ma non soltanto, la pandemia deve lasciarci uno sprint in più, ci deve mettere nelle condizioni di fare un salto di qualità e anche di cambiare delle abitudini che prima erano considerate ordinarie. In questo senso il progetto che ha voluto la Regione Siciliana è nelle condizioni di determinare un contributo di servizio aggiuntivo a tutti i cittadini. La sinergia con l'università è fondamentale? Quella lo è sempre. L'università è il luogo di ricerca, è il luogo di formazione, è anche il luogo di sperimentazione. In questo caso tutte e tre le cose insieme. Successivamente la formazione proseguirà in altre 4 città siciliane.
Beh, ci saranno tanti altri appuntamenti, ci avviamo a una coda di chiusura di legislatura nella quale il sistema di sanità pubblica e privata della nostra regione raccoglierà gli sforzi di questi 4 anni e mezzo di lavoro. Professor, riferimento alla pandemia, cosa si può prevedere in questo momento dove sembra ci sia un calo, però guai ad abbassare la guardia? Abbassare la guardia sarebbe un errore drammatico. La pandemia ci ha insegnato che a fronte delle diverse caratteristiche nel tempo vediamo di essere pronti. Oggi abbiamo mezzi diagnostici, farmaceutici e mezzi di cura che prima non avevamo. Bene, rieccoci in studio dopo la pausa pubblicitaria, non ci sono notizie dell'ultima ora, dunque chiudiamo insieme il giornale guardando le previsioni meteo per la giornata di domani. Il meteo in Sicilia del 3 maggio sarà una giornata particolarmente serena su tutto il territorio della regione, qualche nube nel pomeriggio lungo la costa tirrenica, i venti saranno deboli con locali rinforzi, i mari poco mossi, quasi calmi. Le temperature adesso un po' più alte, le massime rispetto a quanto registrato oggi, stazionarie invece le minime, farà più caldo lungo le coste in maniera particolare nella zona catanese, siracusana e agrigentina. Con il meteo dunque ci salutiamo, termina la seconda edizione di Ora TG, il telegiornale di Rai TV che trovate in Sicilia sul canale 18. Prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti.